Allora, vi ho detto prima che avrei fatto un video di che cosa sono venuto a fare. Sono in zona Porta Romana in questo momento e praticamente ieri mi è capitata una cosa che ero in giro in zona Palmanova, sono rimasto lì a mangiare e ho visto un cartello di un'agenzia che io non conoscevo in realtà, cioè non ho mai vista quell'agenzia. Allora ho fatto una foto e dopo 5 minuti, mentre stavo andando in ufficio, ho chiamato e mi ha risposto l'agente immobiliare e gli ho chiesto informazioni, no, riguardo appunto quel negozio. E mi fa: guarda, se vuoi venire a vederlo, io sto andando lì, sono lì tra 5 minuti, perché ho un appuntamento con un mio cliente e quindi sarò lì tra poco. Se vuoi vederlo non c'è problema. Mi ha detto: sono 110 metri quadri, puoi farlo su 3 livelli. E a me già mi è sembrato strano che mi abbia detto 3 livelli. Gli ho detto: scusa, in che senso? E mi fa: sì, perché praticamente tu puoi fare piano terra, puoi andare anche sotto e poi puoi andare sopra e puoi anche andare a creare un piano superiore. E gli ho detto: quindi scusami, sono 110 metri quadri? Sì, ok. Il prezzo di richiesta quant'è? 110.000, va bene. Gli ho detto: però guarda, non sono 110 metri quadri, perché se c'è il piano seminterrato per me non conta nulla, quindi vuol dire che per me è importante solo ed esclusivamente il piano terra, quindi saranno 50 metri quadri. Io ho detto: quindi il prezzo non sta in piedi, purtroppo. Io posso anche venire a vederlo, però gli ho detto: ti dico subito che siccome non voglio farti perdere tempo, io ho comprato degli appartamenti in zona, dei negozi in zona, non solo in zona, ma l'ho comprato proprio di fianco a quello che tu stai vendendo, un appartamento lì che ho messo a reddito, e ti dico onestamente che secondo me il tuo è uguale a un altro che ho visto che è in vendita in questo momento a 70.000, e al quale ho fatto una proposta. Se vengo lì, gli ho detto: guarda, non ti posso offrire sicuramente più di 50.000 euro, poi posso venire, per l'amor del cielo, però mi fa: guarda, no, secondo me ti piacerà, vieni a vederlo, di qua là su e giù. Tu, va bene, vengo, tanto sono qua vicino. Allora vado a vederlo, me lo fa vedere, doppio ingresso, comincia a parlarmi anche del recupero dei seminterrati a Milano. Allora le dico: guarda che la legge, sì, va bene, la regione Lombardia ha fatto questa legge che praticamente prevede il recupero dei seminterrati a Milano, ma in realtà, nella realtà dei fatti, il comune di Milano ancora non l'ha accolta. E te lo dico perché io ho fatto saltare 6 proposte che erano vincolate al cambio di destinazione proprio per il recupero dei seminterrati, non mi è passata, quindi ti assicuro che in questo momento non si può fare. Però vabbè, va bene, vediamo tutto il resto. L'ho visto e gli ho detto: guarda, io ti posso offrire subito, immediatamente, 40.000 euro, perché qua non si può neanche, come dici tu, andare in sopraelevazione. Lui mi fa: no, ma guarda che si può fare un soppalco di qua e di là, ma tu non hai fatto nel tuo appartamento. Gli ho detto: guarda che qua l'altezza sono 3,90, 4 metri, come fai a fare un soppalco? Non ci sta. Puoi fare un ripostiglio in quota, ma non è un soppalco, quindi non puoi fare questa cosa qua. Gli ho spiegato come si fa un cambio di destinazione d'uso, quindi da commerciale a residenziale, e gli ho spiegato quanti appartamenti io ho acquistato a distanza di 50 metri, quindi quante compravendite ho fatto. Gli ho detto: guarda, ti posso far vedere tutti gli atti, eccetera, quindi non ci sono problemi. Io non è che ti voglio portare per forza un prezzo completamente diverso, perché tu mi stai chiedendo 110, mi rendo conto che io ti offro 40.000 sembra veramente una cosa imbarazzante, ma ti voglio dare delle motivazioni, ti voglio spiegare perché io lo faccio. Allora gli ho spiegato quanto ho pagato, tutto il resto, gli ho fatto vedere dove erano posizionati e gli ho detto: guarda, sono disposto a farti vedere anche gli atti, in maniera tale che il tuo cliente si rende conto che veramente costa quella cifra lì. Allora lui a quel punto si è mezzo convinto, mi ha detto: vabbè, possiamo fare una proposta a 60.000. E a quel punto io gli ho detto: guarda, io a 60.000 non ce la faccio. L'ho portato a 45. Quindi la prima cosa che ho fatto è convincerlo, ieri questo, ok, a portarla a 45. Quindi mi ha detto di sì, gli ho detto: ci vediamo domani, che era oggi alle 9. E oggi quando sono arrivato ha provato a farla a 50.000, mi ha detto: no, ma facciamola a 50.000, che mi sputano in faccia di qua di là. Quindi ho dovuto di nuovo cercare di convincerlo per portarla a 45, anche perché
Se io la faccio a 50, magari questa persona poi ne chiede di più. Come se la, se la faccio a 45, io non la chiudo, cioè non chiudo la trattativa subito. Quindi se il prezzo ci sta, io di solito gioco un attimino, in maniera tale che dopo posso alzare. Quindi questo è il modo, tante volte, di andare a parlare con gli agenti immobiliari, di convincerli a portare le proposte, e tante volte non serve neanche, come spiego sempre, il venditore è motivato, perché tante volte basta dare valore all'immobile. Tant'è vero che, essendo un agente sconosciuto, dopo aver fatto la proposta le abbiamo chiesto se aveva degli immobili in zona più prestigiosi, quindi immobili grossi eccetera, in zona Porta Romana, Bocconi, da poter frazionare. Perché? Perché questa cosa ti porta tante volte anche leva, cioè tanto è vero che lui ha già degli immobili da farci vedere, ce li fa vedere settimana prossima sia qua che in altre zone. Quindi tante volte anche il discorso di fare le proposte serve proprio per questa motivazione qui. Ci vediamo un altro giorno. Ti auguro un buon fine settimana.